Buonasera a tutti. In questi minuti la Protezione Civile è ancora operativa sul territorio per poter compiere le operazioni in emergenza di gestione di questo maltempo. Io mi sento di raccomandare alla comunità la massima attenzione nelle prossime ore perché a fasi alterne il vento sta riprendendo con una certa intensità e sono previsti comunque 3 giorni di maltempo, soprattutto di venti dal quadrante occidentale che portano pioggia, ma portano anche comunque maltempo forte. Sono i venti in modo particolare che a Procida sono pericolosi, sapete bene, perché l'isola è sostanzialmente piatta, quindi sempre esposte alle sfuriate dei venti, per cui raccomando la massima attenzione soprattutto quando si è per strada, cercare di limitare gli spostamenti, anche quelli con la terraferma, perché senz'altro nelle prossime ore i collegamenti marittimi comunque subiranno delle difficoltà. E quindi io posso solo ringraziare la Protezione Civile, questi giovani che si adoperano gratuitamente qui sull'isola per poter gestire delle emergenze. Ci sono anche in questo caso alberi caduti, rami staccati, a volte anche delle strutture fisse di pertinenza di immobili privati che si sono staccate. Insomma, la Protezione Civile ci sta dando una grande mano a gestire queste emergenze pubbliche e private, e chiaramente a questi ragazzi va tutto il nostro grande ringraziamento.